I gradini dell'ascensione di Vital Frosi, 1 settembre 2021, traduzione Marina. Amati, che tempi sono questi? Succedono così tante cose allo stesso tempo che riusciamo a malapena a percepire i dettagli. Ma c'è un movimento come mai prima d'ora su questo pianeta. Infatti la vecchia casa sta scomparendo nella polvere della grande demolizione della terza dimensione. Seguite la polvere. Vi mostrerà quello che verrà dopo che si sarà depositata. Per ora i tuoi occhi sono ancora offuscati, ma non passerà molto tempo prima che tu veda il grande spettacolo planetario. Seguite la polvere e sarete in prima fila nell'anfiteatro che presenterà il pezzo più importante dello scenario che riguarda la galassia. Seguite la polvere perché, contrariamente al caos che può sembrare, sarà attraverso di essa che si aprirà la grande porta dimensionale della quinta dimensione. È la porta che abbiamo aspettato per centinaia di migliaia di anni, affinché si aprisse finalmente per l'umanità della Terra. State salendo i gradini dell'ascensione della vostra anima. La lunga traiettoria arriva finalmente alla parte più attesa dell'anima frattale, che ha accettato l'esperienza in un mondo di espiazioni e prove, nel punto più lontano dalla sorgente che alimenta tutte le creature degli infiniti universi. Siete arrivati fin qui. Siete riusciti a completare il viaggio. Anche se tutti coloro che abitano questo bel pianeta sono riusciti a completare il viaggio, solo un terzo di loro ha assimilato le lezioni lungo il cammino. Tu sei uno di questi vincitori. È per questo che ora dovete salire i gradini del podio che vi porterà sul cammino dell'ascensione. La vostra versione frazionata dell'anima è pronta per essere integrata con le versioni superiori. Ora stai finalmente tornando a casa. Alcuni testi precedenti vi hanno già dato degli indizi su questo ritorno e anche sull'integrazione dell'anima. Ogni giorno più cose diventeranno visibili di tutto questo processo. Mai prima d'ora ci sono state così tante opportunità come adesso. Queste sono le definizioni finali dell'ascensione. Tutti gli abitanti della Terra stanno per vedere il movimento spettacolare della transizione planetaria. Tuttavia, come è stato già detto prima, non tutti sono pronti per l'ascensione. L'ascensione è un processo individuale. Dipende dalla condizione attuale di ogni coscienza. È necessario raggiungere un livello di magnetismo impresso in ogni coscienza che permetta di passare attraverso il portale della quinta dimensione. Il magnetismo impresso in ogni coscienza permetterà, o meno, l'apertura del passaggio multidimensionale. Tu che stai leggendo queste parole non sei qui per caso. È questo magnetismo che ti porta al punto zero del grande ritorno. Ora la strada sarà tranquilla perché è già nota. Sarà anche molto più veloce perché non ci saranno più prove o espiazioni. L'anima serena apprezzerà finalmente il paesaggio e assaporerà ogni dettaglio che non aveva notato durante il viaggio di andata. Ma prima è necessario salire i gradini dell'ascensione. Possiamo paragonarlo al livello dell'acqua nelle chiuse. Una nave non può salire se l'acqua non la solleva. Tu sei la nave ora. L'acqua si alza poco a poco fino a quando si può scivolare dolcemente sul nuovo livello. Questo è il motivo per cui si verifica un certo dondolio e porta la sensazione di squilibrio. Fidati, niente sarà più lo stesso, ma sarà senza dubbio molto meglio. Ora la strada è in salita, la discesa non esiste più, e man mano che si sale, il panorama si allarga perché la visione va oltre.
La vostra coscienza si sta liberando delle vecchie immagini e sta assorbendo il nuovo che si sta sviluppando. E tutto è molto veloce. Osserva di più. Osserva te stesso. Ci sono momenti in cui il gradino è molto sottile e questo è quasi impercettibile. Ma ci sono anche alcuni gradini più alti ed è su questi gradini che senti il cambiamento. Spesso è così grande che ti confonde. In certi momenti non ti riconosci nemmeno più. Non spaventarti, fa parte del processo. Quanti di voi si chiedono: chi sono io? Altri dicono: non sono più lo stesso. Proprio oggi una persona mi ha mandato un messaggio dicendomi che quando stava selezionando la sua documentazione aveva una strana sensazione, perché quei documenti non erano suoi, sembravano appartenere a qualcun altro. Sì, è vero, quei documenti appartenevano al suo vecchio sé, cioè a lei quando era sui gradini più bassi della scala dell'ascensione. E così altre situazioni vi accadono mentre salite. Molte amicizie vengono lasciate alle spalle, le relazioni si rompono, le professioni cambiano, certe abitudini cambiano dall'acqua al vino, avvengono cambiamenti radicali. Sì, non sei più lo stesso. Quello che ti serviva prima non ti serve più. Questa è l'ascensione. Assaggia la ciliegina sulla torta. Avete aspettato così a lungo questo momento. Sei arrivato fin qui con merito e ti meriti il podio. Hai vinto. Salite i gradini ora. Tutto è esattamente come dovrebbe essere. E tu sei dove meriti di essere. Fidatevi di me. Sono Vital Frosi e la mia missione è l'illuminazione. Namaste. Voce Marina.